Il professor Luigino Iobbi pratica arti marziali da 25 anni e sin dall'inizio ha sempre pensato che alla base di queste pratiche ci fosse qualcos'altro e che in realtà anticamente avessero un altro valore e un'altra finalità. La storia e la vita di Bodhidharma sono una prova di questa sua convinzione. La leggenda racconta che Bodhidharma, giunto in Cina nel 520 d.C., si stabilì nel tempio Shaolin, nella provincia di Honan. E qui stette in solitaria meditazione per 9 anni, seduto davanti a una roccia, tagliandosi le palpebre per restare sveglio. La leggenda non è la realtà, ma sicuramente essa porta con sé la verità, nascondendola allo stolto. Bodhidharma introdusse in Cina il concetto della meditazione di Buddha, chiamato in sanscrito Dhyana. In Cina assunse il nome di Chan e in Giappone divenne quello che oggi noi chiamiamo Zen. Alla base vi era il concetto della presenza, della capacità di essere vigile costantemente. Egli era fermamente convinto che il semplice essere, stare, dà capacità e consapevolezza. In pochi anni il Tempio Shaolin divenne il tempio buddista più importante della Cina. La filosofia del Buddha risultò congeniale anche con il concetto millenario cinese del Tao, quello che viene definito la via. Tutti ricordate il simbolo del Tao. Questo simbolo è stato ed è presente in migliaia di loghi nelle scuole marziali di tutto il mondo, ma pochi sanno cosa realmente si celava dietro di esso. È interessante notare che l'antico ideogramma del Tao era caratterizzato da 3 elementi. Una strada, una testa d'uomo, dai cui capelli si intuisce che è un maestro, e da un piede di un discepolo. In altre parole, il simbolo del maestro che guida il discepolo nel cammino che lo condurrà a se stesso, al suo grande principio. Ecco perché anticamente i monaci si addestravano e studiavano quotidianamente, non per raggiungere una qualsiasi abilità fisica, ma con la ferma intenzione di crescere e di migliorarsi nel corpo, nella mente e nello spirito. Il ricordo di queste antiche radici può esserci di aiuto. Oggi, in un'epoca completamente differente, l'uomo conserva ancora dentro di sé il suo istinto a volersi migliorare, a evolversi, ma troppo spesso si cerca nel posto sbagliato, dimenticando che tutto è già dentro di noi. Troppi in questo mondo cercano fuori di se stessi, e questo accade perché le loro vite sono piene di scontentezza. Bisogna aumentare la capacità di vedere la realtà, ricordando che al buio si vaga inutilmente, come dei ciechi. Aprite gli occhi e noterete che tra i nostri acceleratori di particelle e i computer, tra i ristoranti e gli uffici, si nasconde la nostra propria via di crescita senza forma. Alfredo Uffidani.